non è un match scontato. Questo match è importante. E ricordiamoci che, essendo che Devil Kazuya è arrivato secondo alla prima tappa del Tekken Italy Championship, già ha un botto di punti, quindi è molto probabilmente uno dei della top 16 che poi verrà a giocare a dicembre la finale offline, che permetterà ai primi due giocatori italiani della classifica del Tekken Italy Championship di andare a fare la Tekken Cup. Se non sapete cos'è la Tekken Cup, andate su tekkencup.eu. È un torneo ufficiale Namco che stiamo organizzando, stiamo gestendo con la community italiana. Detto questo, la finale è iniziata. Fight! Di capo che comincia un po' a premere. La partita sarà lunga, soprattutto se DK resetta. Esatto. Quindi vediamo un po' cosa succede. Oh, depressa, ma provo a parare, ma riesce a entrare. Rottolo che va a interrompere, quindi potrebbe arrivare a muro e ammazzare. E lo fa. Perché? Vabbè, qui Bode si è un po' suicidato, però. Cioè, si poteva fare quella che ammazzava. Sicuramente. Forse pensava che avrebbe ammazzato lo stesso. Rialzo 4. Counter. Arriverà sicuramente a muro. Invece no, perché sbaglia la combo. Oddio, perché cos'è quel cancan? Così. Sto vedendo un bode che ha problemi ad approcciare. Nonostante abbia il F1, che c'è un bel mozzone a fuoco. Stefano pulisce! Aia! Bode! Becca un 2-0 per ora, vediamo se reagirà. Questa è la risposta al fatto che DK prima ha sentito il fatto di essere stato mandato nei loser. E quindi mo vuole fare in fretta perché c'è un reset da fare. FF2 per andare a splattare, probabilmente prenderà il perfect 7 Golden Letters per il pescatore di Genova. Veloce, veloce poi. Il pescatore genovese. Molto veloce come è stato. Potrebbe essere un'indicazione di un cambiamento. È un segnale. Togli i muri, Bode. Here I come. Round 1. Fight. Sì, il Wardram è allo spacing giusto. Questo non ammazza ma lascia Bode in Trotto su WK di morte da trotto. Questa non so se ammazza. No, non può. Neanche con la massima che riesce con elettrico. Data vuota rialzo 4, ne ha approfittato. Non prenderselo. Aia, entra tutto. Comunque in vantaggio sì, di K, nonostante l'offensiva di Bode è veramente il reset coming. Veramente un muro di K. Pescatore. 30 secondi alla fine del round. Attentissimo questo di K. Oddio.
Hop kick! Hop kick! Primo round di Bode. Infatti è il primo. Cazzo qua. E si stia svegliando Bode. Primo colpo del buon error parato. Ultimo colpo del Majin Ken. Si studiano. Infatti. In realtà non c'è nulla da studiare, si conoscono benissimo. È tutto un gioco di reazioni e di mind game. Entra il secondo colpo del Can Can, che è andato a vuoto il primo. Potrebbe ammazzare. Sì, con la... No, manca un sputo di vita, però rialzo... Medio. 3. Bode è messo molto meglio adesso. Rialzo 3, quello era un BF4. Aia, mi è stato male. Parando tutto e lo perdi finale. The wall. Questa volta però c'è il trottolo parato di Bode. Non ci sta. Però c'è il counter. Attenzione, questa ammazza. Mi ammazza. No, perché la sbaglia. Ma va completamente a vuoto Bode. Attenzione, questo round importantissimo. Potrebbe essere il 2-0 per DK. Quindi reset sempre più coming. Lo skip. Aia, si scopre. Ok, bella posizione per il papà. Oh, kick è entrato il primo, non se la sentiva di farlo tutto. Buon error di punizione. Counter. È la conversione. Non ammazzerà, ma sarà molto difficile qui per Bode. Bode! Il low perni di Bode con Rage Art finale per andare a prendersi la vittoria. Uno pari. Wow. Partita scontata neanche per il cazzo. Wow, wow, wow. You win. Sarà una lunga finale, ragazzi. Sì. Sarà una lunga finale, perché sarà una toccata e ristoccata. Sarà una bella schermaglia tra questi due. Sì, anche se secondo me, per esempio, adesso il fatto di aver rimesso i muri. Il Mishima Dojo, non i muri, il Mishima Dojo. Esatto, il Mishima Dojo. Sicuro aiuterà DK, ma secondo me nemmeno tanto, sai, perché secondo me Bode sta cominciando a prendere le misure. Here I come. Counter subito. E questa, appunto, vedi, arriva al muro. Vedi com'è stato bravo qui a fare wall carry con l'1 più 4. Cioè, secondo me questo è il suo stage preferito, perché lui conosce bene le misure di questo stage. Sono le misure adatte a lui. Poi vabbè, Lord. Allora, aumenta il danno. Primo round per il pescatore. Passato! Madonna, hai visto come si è abbassato? Sì. Oh. Counter! C'è la conversione! Avo Bode con il wall carry maggiorato. Ok, sempre partiamo di fatto. Aia. Oh, oh, 8 secondi. 7, 6. Ah, 2. Di K che non si lascia per mano.
Vedi, proprio una cosa di F4 dentro. Presa 2. Completamente a vuoto! No! È andato, diciamo, un po' superficiale, ha detto ma se adesso lo ammazzo uso la mossa facile di P4-4 di F4-4. Vabbè, ha vinto lo stesso. E adesso signori, ne andiamo da Mishima Dojo. Selezione livello, quindi Mishima Dojo viene tolto, si torna senza muri, quindi sarà un ping pong tra Mishima Dojo e Infinita Zoo. Eh sì. Soprattutto se andiamo per un reset diventerà Infinita Azur 2. Sai perché proprio il 2? Mi piace di più. 2. Here I come. Yeah! Round 1. Fight. Cominciamo con i bassi. Buon poking tra i due in questo frangente. Si scambiano un numero assurdo di colpi. C'è lo skip della presa da parte di DK. Para il primo colpo del buon arrow. Pacing tra i due. Si rimane abbassato. Guarda, backdash coreano qui per DK che è un po' in difficoltà. È in range, però entra un rialzo 2. Fa un wall carry verso un muro che non c'è. Attenzione, basso. Avrebbe ucciso il low parry. Il low parry che ammazzerà. Pazzesco, ragazzi. Avrebbe ucciso. DK sempre più vicino a un ipotetico reset. Però c'è un trottolo parato. Trottolo parato e punizione a un point. Non va per l'opzione alta. È stato completamente a vuoto F4, ma c'è il low parry. Recupera troppo veloce per punire il pugno alla spin. Special kick! Dovrebbe ammazzare forse. No. Cioè, anche 6 secondi, ok. Neanche se avesse fatto la versione con la presa. Oddio, sai che forse con la presa. Forse era più deciso con la presa. In effetti. Interrompe, conosce proprio bene il bone. D'altronde questa è una partita che è stata fatta negli anni, nei tanti Tekken che si sono susseguiti, e sicuramente continuerà ad esserci in un ipotetico Tekken 8 che probabilmente potremmo vedere annunciato tra 2 settimane all'Evolution a Las Vegas. Drive, meno 14, punizione di Bode. Attenzione, è importante vincere per Bode questa partita per andare sul 2-2, per evitare il reset di K. Bode è molto più confident in questo frangente, molto più aggressivo. Elettro. K che va counter con DF2. Ancora elettrico finale. 30 secondi alla fine del round. F4 parato. Poking. Ci prova con l'elettrico. Buon arrow. Ma c'è il counter. Non ammazzerà. Anche se usa la rage art. Però si mette difficile per Bode. Però va in rage. Quindi può giocarsela a sua volta. Vediamo. Io ora avrei dash avanti, buono. 7 secondi alla fine del round, 2 F4! Ma metto il P4, ma c'è il Q4 di K!
che festeggia con un doppio elettrico. Attenzione, reset point per DK. Ok, butta a terra, apri il gioco meglio. Lo alza. Counters, prende il secondo. Si mette veramente malissimo. Ma sbaglia la combo. UF4 ed entra. Annulla il reset point Bode. Si va sul 2-2. Partita decisiva che sicuramente sarà al Mishima. Eh sì, adesso vuol dire che Bode è vicino alla vincita del torneo, eh? Adesso non è più un ok, devi scusare, sta per resettare. È un Bode, sta per vincere. Partita decisiva, ragazzi, per decidere chi sarà il vincitore di questa terza tappa dell'UFT. Punti in palio, punti UFT, punti TIC, punti TVT. Sembrano dei punti omaggio per qualche raccolta di pentole. Punti estate. Vinci una macchina estate con i punti. Here I come. In regalo una PS5 solo per voi. Round 1. Vediamo. Bode è vicino. Walking! Sidewalking e punizione. Io posso in Bode. Muro. Bode la vuole. Buono lo skip da parte di DK. Counter. Dai. Un sacco di DF2 in counter stanno entrando. Conferma il secondo colpo del calcio dash. Bravo col buon error dopo l'1-1 andato a vuoto. Elettrico parato. 28 secondi alla fine del round. Molto pazienti in questo frangente i due player. Molto distanti tra loro. Un po' di paura. Entra l'elettrico. E in rage. C'è anche il muro. Potrebbe essere la fine di Bode. Lo è. Senza neanche bisogno di usare le rage. Quindi si fa un po' più lunga la strada verso la vittoria di Bode. Ma sempre più vicina la possibilità di reset di DK. Ci permetterebbe di assistere a un'altra partita tra i due. Ma c'è un trottolino parato. È punito molto bene da Bode, che arriva al muro e ottimizza benissimo i danni. Mezza barra per lui. Però c'è lo sgambetto di DK. Situazione ribaltata. UF4. Buon error ancora. Counter. Aia. Oh, sempre 10 in counter. Attenzione, potrebbe entrare la Rage Art, che forse ammazza. E infatti. Reset point per Devil Katsuki. Bode non lo sa, ma ogni volta che Devil Jin fa quella finta dopo la mossa Wall Bounce, per fare armor, e punisce la finta, e se fa il secondo ci fa l'armor in mezzo. Gli vince sempre. Troppolo. È molto male qui per Bode, che sarà costretto a rigiocarsi un FT3 con il suo avversario se dovesse resettare, quindi vincendo questo round. DK pescatore, super paziente, ma entra un elettrico. Ha visto il pesce. È pronto, è pronto all'offensiva. DF2. Aia. E potrebbe essere la fine, perché si arriva al muro. Ed è reset per Devil Kazuya sul 2-2. Bellissima partita, bravo Luca, e tutto da rifare. Eh sì, tutto da rifare, che vuol dire che ora Bode può un attimo pensare. Quindi si torna in selezione personaggio e quindi stage random, che Bode Bode... no, si deve fare dal cambio personaggio, perché devi ricominciare, okay. Come se fosse una partita. Infatti vedi che comunque rimane su Giulia. Non avrebbe senso cambiare personaggio, perché comunque la partita è stata abbastanza close. Non è che uno ha dominato rispetto all'altro. Quindi ci sta. Si prendono un attimo di pausa i due. Vedo DK appunto, che non ha premuto ancora sul tasto per confermare il personaggio. Ci sta pensando. Ci sta, perché comunque è stata una partita intensa e se ne prospetta un'altra.
Che dire, bellissima winner, bellissima grand final qui. Grand final, sì, adesso tra... Bode OTB e Devil Kazuya, il rinominato Sanpei il pescatore, ha pescato questa reset bracket saggiamente e adesso va a giocarsi la finale. La final di questa UFT 3. Anche se devo dire che a livello di tempismi di campagna ha un po' preso il ha un po' preso le misure dei tempismi di Bode e lo prende sempre in campo. Soprattutto con quel DF2. Soprattutto con quel DF2, vero? Cioè... Eh sì, se Bode non fa un cambio di tempismi e sarà da lì. Bene. Signori, grand final reset per questo UFT3, terza tappa. Chi vincerà fra Devil Kazuya e Bode? Scrivetecelo in chat, fateci sapere chi secondo voi sarà il vincitore oggi. E si va in Jungle Outpost. Round 1. Vediamo se Bode riesce a fare i cambiamenti necessari. Troppo. Prende su step. Forse arriverà a muro. Non ce la fa. No. Ancora un po' di F2. Bravo che si abbassa, ma ha tardato un po' a far partire la punizione. Prende la presa. Verso 4, parato. Buono il poking 3-2, sempre con l'FF1 di Bode immancabile, mossa iconica del personaggio. Stanno dando molto pazienza. Doppio optic! Sì. Manca il primo, entra il secondo e Bode si porta a casa il round. Allora, comunque giocando ad una velocità molto rallentata. Sì, molto paziente. Oddio, ma che ferma il secondo colpo. 4. Ah, era un G3. Spolo Perry. Questo 4. Vediamo se Bode sfrutterà la situazione della spalla e muro da parte di K, che invece riesce a divincolarsi dal muro alle spalle con un ottimo step, un ottimo spacing. Ma come fai? Non so, oddio, dramma. Oh, uno ha detto completamente l'ender. Deve ammazzare. Però deve fermicare, eh? Vediamo. Sì, mi costa caro. Sì, bellissimo slow motion che porta Bode sul 2-1, sul 2-0. Si tiene tantissimo con il doppio colpo basso-alto. Ah, bravo ad abbassarsi a punire con il rialzo 2 di K. Oh. 2B4 per sicurezza, ancora trottolo e doppio B4. Sarà un terzo? No. Quella sia una bellissima punizione. Ottima punizione qui di K. Partita equilibratissima. Hip. Buon error. Comunque sono su ritmi molto bilanciati, nonostante Bodani orare in più. Ah, si abbassa e finisce con la trottola. Bravo che finisce il basso. Ah, questo rompe il muro. Potrebbe ammazzare se rompe il muro. È molto storto, però quindi non ce la fa, ma entra il passetto finale. Okay. E Bode 1-0 per lui. Beh, anche se devo dire che di K si è studiato questo match contro Bode. Di solito non gioca così.
Sento che sono sparring partner, nel senso si conoscono molto bene, sto lottando, Bode invece no. Quindi devo dire che, insomma, era questa la mia osservazione a riguardo. Mishima Dojo, ovviamente. Here I come. Yeah. Round one. Il pescatore alla piscina Dojo. Vediamo se riuscirà a pescare un pareggio. Oh madonna. E due a valanga. Anche un kick che va a interrompere l'elettrico di cui sarà sentito il suono. Poi si è bloccato e non ha fatto l'ender. Sì, si sta bloccando Bode. C'è un low parry, altro che bloccato. Low parry e si porta a casa il round. Altro che block. Get ready. Mamma, è una spallatona. Non male. Round 2. Poteva punire molto meglio di K. Però entra ancora il solito di DF2 in campo. Un swat finale. Molto a vuoto dire di K. Round 3. Fight. Eccolo. A questa distanza, vedi, al Mishima Dojo riesce sempre ad arrivare a morte. E poi sempre finisce sempre con quegli F4 4. No, sempre no, però ogni tanto sì. Sì. Quando vede che magari non riesce a mettere il lo svolazzo. Male. Bello qua, questo fa malissimo. Arriva un muro. Pam pam pam. Passa anche dall'altra parte? Interessante. Svolazzo punito benissimo da parte di Bode che va con il blue spark finale. Attenzione, se Bode va sul 2-0 si mette male per DK, nonostante il suo reset. Bella punizione con il cancan. E mezza barra se ne andò così. Bravo ad abbassarsi. Buon error. Counter sempre il solito di F2. Come giochi qua, il classico. Final round ancora, uno dei tantissimi final round che abbiamo visto fra questi due giocatori che si stanno contendendo questa finale al Cardiopalma. Per ora conduce Bode per 1-0, ma questo low parry di Devil Kazuya lo porta sicuramente in... si avvicina, però sbaglia l'ender! Rischiosissimo! Si scopre tantissimo! Era troppo lontano per lì. Situazione scapavolgia, poi c'è stato un contrasto un po' strano qui. Il DK ha salvato il muro. Si abbassa e punisce benissimo. Vediamo se arriverà al muro. Certamente che sì. Vediamo come lo sfrutta. Pure male. Sì. Passo. Rialzo 4. Attenzione. Uno sputo di vita per Bode. Vediamo cosa si inventa. Metaxis. 14 secondi alla fine del round. Entra un DB2 che però non basta. Si prende il secondo colpo del buon Erro. Era parato e aveva vinto. E invece di 4 per andare a interrompere ed è 1-1 la finale infinita. E tra l'altro non ho mai visto Bode unire il Majinken e sta a meno 10 se fa solo i primi due. Niente, Infinite Azur, Mishima Dojo. Infinite Azur, sì, è un po' totale, come dicevi tu. Sì, Devil Kazuya si sta adattando, Bode no, è vero. Signor Ivan fa un'osservazione molto costruttiva. Secondo me DK si è studiato questo match contro. Here I come. Sì, ma infatti di solito non gioca così, Poi sappiamo che sono sparring partner, si conoscono. Si conoscono bene, sì. Oh.
Wandria. Pazienza da parte di entrambi. Però che l'hanno fatto quello, se no. No, la freccia mi garantisce. Sono tutti e due a pochissima vita! Oddio! Attenzione! Shotgun. Il potere dello shotgun. Fight! Buon arrow. Bravo a punire qui di campo. Ma vuoto così da col caccante. Troppo lontano per prendere l'angolo storto, rovinato. Avrebbe dovuto fare tipo health whip 4-4, almeno massimizzava un po' di danno. 4-4. Boden non si abbassa, ma invece si abbassa sul trottolo. L'ha visto, cioè, la incredibile la scelta. Non si abbassa qui di capo, attenzione. Aia, questa... Elettrico in the face! Quando sembrava la partita giungere verso... No, ma non entra! Entra FF1! Questo è un plot twist importante, perché... DK... Cioè, Bode stava vedendo la vittoria, DK gliel'ha negata, ma avendo sbagliato Bode se l'è ripresa, e questo potrebbe essere veramente... una chiave di volta. Sì, anche perché non è sfiga, come dicono nel chat, ma proprio il bello combo di K. Sbagliato. Per fare degli atti, per devi fare un micro atti... No, devi fare FF3-1 senza jab. Fai quella FF3-1 e poi Rager. FF3-1, okay. Jab, Rager, e quello non funziona. Ah, giusto. Per fare solo FF3. Intanto... di K... parti arrabbiati di K. Si è molto incavolato e si è preso subito questo round senza neanche ci accorgessimo. Partono come contesta voi. Non sappiamo più che dire manco noi, cioè questa partita è infinita. Che diciamo che è il gioco che deve parlare. E parla il fatto che Bode si porta a casa di nuovo il 2-1. Però aspetta, se non sbaglio il 2-1 se lo portò a casa Devil Kazuya. Esatto, prima Devil Kazuya. Quindi diciamo che c'è stato un cambio di fronte. Mishima Dojo immancabile. E niente, che dire, che secondo me DK si è studiato questo match. Sì, ma infatti di solito non gioca così, cioè, va detto. Però, insomma, sono sparring partner, si conoscono molto bene. Sì. Sta adattando DK, insomma. Bode un po' di meno. Bode no. Here I come! Vediamo, perché questo è un possibile tournament point per Bode. Esatto, questo in realtà è tournament point per Bode, quindi se lui riesce ad arrivare in zona final round, la tensione di DK, cioè, deve essere ferrea, deve essere salda. Elettrico. Ah, primo colpo del cancan, non lo sta confermando. Paura della pugga. Ultimo colpo del Majin. Ora la punizione. Invece per della punizione va per il buon euro. Ah, interrompe con il jab. Di K in vantaggio. Di round. F2. Interrompo. Bello Barry lui, da far leggere i bassi. Mi sta tirando un po' troppi Bode di bassi. Ah, non c'è lo skip questa volta. DK. Ah, in faccia, troppo veloce. Da face. No, partita equilibratissima. Come tutto dovrebbe essere.
provato con la Pugna lì. Eh sì. Un po' depressa. Un po' molto pressa. E infatti quando pressa arriva puntualissimo il F2 in counter. Prende bene. Eh sì, prende bene. Flottato. Sbaglia la combo Pode. Conferma attenzione, attenzione. Momento delicatissimo. Si gioca il drive che fa un chip damage splat. Il basso. Eh sì, giù 4. Signore e signori, se DK riesce a vincere questo round, si va al final game. Oddio, è quell'elettrico prende. Si avvicina con un elettrico. In chat non scrivete in corsivo, sennò vi banno. Bravo a punire qui il trottolo. Benissimo, DK, Bode, vediamo. Arriva a muro, danni elevatissimi. C'è ancora questa, diciamo, interazione strana con il muro. Signori, questo è final round, quindi avremo o vittoria di Bode o pareggio di Devil Kazuya. Il Bode è vicinissimo, lo può sentire. Quindi, l'armor! Guarda come va a pressare tantissimo, spalle a muro Devil Kazuya. Molto pericolosa quella situazione per Devil Kazuya. Deve rimanere calmo. Attenzione, Bode lo sente, entra un elettrico. Non è finita, entra un zottolo ed è in rage. Vediamo se se la giocherà. Decide di no, di tenersela. Si gioca il rage time e lo punisce. Meno 14, Bode si porta a casa il torneo. Bode.